Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Avevo 3 giorni che non facevo un video. Oggi parleremo un po' dei grandi capitani che hanno fatto grande la Juventus. Ed una piccola cosa che ci sta dando un po' sui nervi, il fatto di Vidal, se resta o non resta. Al 90% ragazzi, resta Vidal, perché c'è solo l'ok del ragazzo. Il ragazzo deve dire solo che la Juve lo vuole trattenere. Manca solo il padre di Vidal che dice sì, se Vidal dice voglio rimanere, la Juve lo farà rimanere al 100%. Per questo dobbiamo ringraziare i tifosi, sentire i tifosi quanto amano Arturo Vidal. Dipendesse da loro, il futuro sarebbe ormai... Avete sentito? È amatissimo Vidal. Non si può muovere Vidal. Perciò, questo era un piccolo sketch su Arturo Vidal che sicuramente rimarrà in bianco e nero vedendosi tutto questo amore che c'è per lui. Ora voglio parlare un po' dei grandi capitani della Juventus che hanno fatto grande la vecchia signora. Certo, neanche parlano di capitani, ma ci sono stati grandi capitani, grandissimi capitani. Il primo capitano che voglio ricordare, non parliamo subito del Piero, ma parliamo di Giampiero Boniperti, grandissimo capitano, grandissimo giocatore, dove con la Juventus ha fatto 188 gol in, mi sembra, 469 presenze. Record, 188 reti segnati, da cui poi è diventato anche presidente della Juventus, poi ha fatto vincere anche molto, più una, mi sembra una Coppa UEFA e qualche altra Coppa. Giampiero Boniperti è esordito molto giovane con la maglia della Juventus nel 1946 e si è fermato nel 61, dove ha fatto molto bene, dove ha vinto in pratica 5 campionati e 2 coppe italiane da giocatori. Questo era Giampiero Boniperti, il grande Giampiero, e anche il presidente. Voglio ricordare un altro grande presidente, indiscusso del presidente, un altro grande capitano, indiscusso, non possiamo mai scordare il mitico e unico Gaetano Scirea. Super Gaetano Scirea. Un grande capitano, una grande bandiera, dove hanno fatto la curva, dove c'è anche dedicato una curva per lui. Perciò mitico Gaetano, non si poteva non ricordare Gaetano Scirea, che purtroppo era anche molto giovane, era del 53, e dove esordito con la maglia della Juventus nel 74 per finire nell'88, in cui ha fatto 532 presenze con 32 reti. Grande Gaetano, grande uomo, io non lo conoscevo perché ero nato, però guardando i DVD e guardando le VHS e tutto, ho capito che grande giocatore era. Purtroppo ci ha lasciato in un incidente stradale, ma è sempre ricordato perché è un grande giocatore e credo che è stato anche un grande uomo, perché tutti parlano bene di questo grande Gaetano Scirea. Scirea con la maglia della Juventus ha vinto 7 campionati, grande Scirea, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Cioè, Gaetano con la maglia della Juventus ha vinto tutto. Ora riposa per sempre in pace Gaetano e grazie di tutto per quello che ci hai dato. Grazie, grazie capitano. E ora voglio parlare di un capitano che forse neanche vi ricordate voi. Si chiama Giuseppe Furino. Era siciliano di Palermo, era classe 46, era esordito con la maglia della Juventus dal 69 all'80. 84, dove ha fatto 528 presenze e 19 reti. Tutto sommato ha fatto molte presenze. Era un grandissimo gioco. Certo, sto leggendo che non mi ricordo bene, mi sono segnato tutti i giocatori, volevo la dei capitani. La prima partita di Giuseppe Furino è stata a Mantova Juventus nel 69 di Coppa Italia, finita 0-0, e l'ultima nell'84 Juventus Avellina sempre in pareggio per 1-1. Furino con la Juventus ha vinto 8 campionati e una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA. Grande Giuseppe Furino.
anche lui, grande capitano della Juventus. Ora voglio parlare di un giocatore che credo neanche voi, se non leggevo cani neanche me lo ricordo, non lo sapevo. Sì, lo sapevo, ma non c'è caso. Salvatore, Sandro Salvatore. Grande giocatore, grande difensore, l'ho visto. Dove è di Milano, dove è del 39, dove ha giocato dal 62 al 74 con la maglia della Juventus. Dove ha collezionato 450 presenze e 17 gol. Salvatore ha esordito con Brescia e Juventus nel 62 Coppa Italia e poi l'ultima partita è stata Vicenza Juventus vinta per la Juventus per 3-0 nel 74. Salvatore ha vinto 5 campionati e una Coppa Italia. E ora parliamo penso del capitano più conosciuto del mondo, di tutta la Juventus, parliamo del mitico, dell'unico, Pinturicchio, chiamatelo come volete, Bello di Sera, Pinturicchio, maestro di punizioni, il re delle punizioni, il re dei rigori, il super e unico numero 10, Alessandro Del Piero. Il capitano dei capitani, per me lui e Bettega e Scirea sono i tre capitani più importanti della Serie A, della Juventus. Il nostro capitano è del 74, ha esordito nel no, lontanissimo 93 contro la Regina e ha giocato dal 93 al 2012, dove ha fatto la bellezza di 290 reti in 705 presenze. Questo è Alessandro Del Piero, dove ha vinto 8 campionati, perché sono 8 campionati, anche se la Lega dice 6, ma ne ha vinti 8, perché quei due sono di Del Piero, 8 campionati, cioè ha vinto tutto, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intertoto, addirittura un mondiale. L'unica cosa storta che Del Piero non ha vinto mai il Pallone d'Oro. Quando lo meritava benissimo, lo meritava benissimo il pallone d'oro del Piero. Purtroppo non gliel'hanno dato. Mi è sembrata giusta cosa. Questo quando è a casa che ho visto salutare la curva del Piero, non mi sembrava vero, le lacrime stavano veramente scendendo perché è finita un'epoca, 19 anni di Juventus, cazzo, cancellati così, vabbè, ma Del Piero come gli altri capitani che ho citato rimarrà sempre nei nostri cuori, anche se non credo in un futuro ci sarà un altro numero 10 così amato o un altro così giocatore così forte, perché Del Piero e rimarrà il numero 10 della Juventus. Può venire Dez, può venire chi cavolo vuole lui, ma il numero 10 è solo uno, di Alessandro Del Piero. Oggi ho voluto parlare dei capitani, domani vediamo se parleremo di altri giocatori famosi, magari dei portieri o dei centrocampisti. Ora voglio salutare l'ultimo baluardo, il programma è Gabriele Simone. Se il video vi è piaciuto pollicione in su, se il video non vi è piaciuto pollicione in giù. E commentate, iscrivetevi al mio canale. È sempre solo Forza Juventus, ragazzi. Interista a chi molla.